Una studentessa di 19 anni, pochi giorni fa, si è suicidata nei bagni della sua università e ha lasciato solo un biglietto. Scusate, ho fallito negli studi. Ma com'è possibile fallire negli studi a soli 19 anni? Probabilmente la causa di questo gesto non era tanto un suo fallimento, quanto più un fallimento del sistema che c'è alle spalle. Per evidenziare questo fatto, alcune studentesse che la conoscevano si sono fatte sentire e hanno scritto una lettera. Questo è un sistema universitario che uccide e continuerà ad uccidere. La pressione non viene mai alleviata, ma un suicidio non è una decisione presa in 3 minuti. È la conseguenza di un fardello che ci si porta dentro, che spesso non viene ascoltato, a cui non viene dato il giusto peso, ma che causa una pressione psicologica per chissà quanto tempo e chissà quanto grande. Siamo continuamente costretti a soddisfare delle aspettative, raggiungere dei numeri, e se non lo fai, sei lasciato fuori dal sistema, sei lasciato indietro e non vali abbastanza. Quella ragazza ha la mia stessa età. Io ho solo avuto la fortuna di avere qualcuno che mi ha aiutata nei momenti in cui l'ansia e lo stress mi toglievano anche il respiro. Però al suo posto potevo esserci io e potevamo esserci tutti noi giovani che abbiamo avuto a che fare con istituzioni che in noi non hanno mai visto nient'altro che numeri. Spesso ci sentiamo dire che siamo il futuro, che noi giovani siamo il futuro di questo mondo. Ma poi veniamo trattati come carne da macello, esattamente come è appena successo. Queste ragazze chiedono di essere ascoltate, e lo chiedo anch'io, lo chiediamo tutti. Prima che sia troppo tardi, ascoltateci.